Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Ultimate Team. Oggi andremo avanti nella stagione online. Siamo in quarta divisione, ricordiamo, e faremo una partita in cui abbiamo rimasto 7 partite rimaste, abbiamo rimasto 7, vabbè, lasciate perdere. Sono stanco. Allora, abbiamo rimasto 7 partite, quindi dobbiamo fare 13 punti in 7 partite, che non sarà affatto semplice, però si può provare a fare tranquillamente. Allora, Gomez bisogna rinnovare il contratto, facciamolo subito, tanto abbiamo valanga di contratti, e mettiamoli in stile d'intesa cannoniere, visto che è base, o se ne ha migliorare alcune statistiche, cioè tiro, dribbling e fisico. Perfetto, la rosa non è stanchissima, può fare un'altra partita, quindi andremo a farla ufficialmente. Tra l'altro vedo che c'è scadenza Mandzukic e Pjanic, che fra due è anche difensore, e beh, adesso comunque ci andremo dietro. Intanto io sto morendo di caldo, ma questi sono dettagli marginali. Allora, avversario trovato, se sembrerebbe. Vediamo questo qui quanto può essere forte. Speriamo di trovare uno non fortissimo, così riusciamo a prendere questi 3 punti facili facili, magari. Sarebbe un sogno. Però dubito, visto che è la maglia dei Foot Champions. Quindi non sarà affatto semplice. Dai, giochiamo. Su, veloce. Che voglio andare in partita e voglio farla finita. Ok, ha una squadra abbastanza non forte, però poca intesa. Un Mbappé 83, quindi è tipo la prima carta di inizio anno, dovrebbe essere. Squadrina, niente di che, mi pensavo più forte. Perfetto. Si parte. Partiamo, dai. Coraggio e volontà e Vediamo con determinazione. l'aiuto della grafica la formazione Alexandro sulla dell'Olimpiakos. fascia per 4-5-1, formato Perisic. scelto dall'allenatore per Bravo questa Gomez. sfida. Hai rompito il Pjanic. centrocampo, rinunciando Pressa ormai molto all'attacco. l'avversario, Evidentemente non molto tenendo in aggressivo. mano il pallino del gioco. Pjanic. Occhio, cerca l'area di rigore. Mandzukic, Costa. Bello. Ma prima che ci arriva Gomez, te voglia. Ne passa di anni. Di anni or Savic sono. accetta. No, Savic show. qui a La bloccare tutto. prende. Ripartenza di Bakayoko. Bakayoko. Scusate. La pronuncia è Vai. abbastanza scarsa. Su alcuni giocatori. Buono il dive by. Gioca di prima. Taranja Attenzione, la tira verso Mbappé. l'area. Tocco verticale interessante. Bravo, Cancelo. Che cazzo fa? E Oddio. sarà calcio d'angolo. Mi era preso un colpo, vi giuro. Io l'avevo passata tranquillamente. Mi ha fatto un passaggio fuori. Calcio d'angolo che non ci voleva. Fortuna Miracolo del portiere su questa deviazione di testa. che per Rigore impara. da porta sicura. Prodigioso il riflesso dell'estremo difensore del Con calma, Bologna. Rugani. Pjanic, Pjanic. bravissimo. L'hai visto, tuo. Mandzukic corre, bravo Mandzukic. Palla allontanata. Peccato, peccato. Non riesce ad arrivarci. De Deulofeu. Lofeu, no. Delph. Paragna Vetri. Bravo De Ottima Vrij. lettura del difensore che ha capito subito che Alessandro, porta il Costa. pallone. Bravo, Pjanic, Costa. Sandro. Douglas Costa. Douglas, vai, accentati. Si Metri per Douglas Costa. allunga un casino, ma riesce comunque a tenerla. Fa sfracelli. Respinge di pugno. Pjanic. Murato dall'intervento del Bravo difensore. Quadrado. Occhio a Pjanic. Pjanic, Respinge il Bakayoko. difensore. Sta in mezzo, la devi a un calcio Salta la d'angolo. deviazione del difensore. Sarà dunque Partita calcio abbastanza d'angolo. equilibrata, devo Mette in ammettere. mezzo Pjanic. Mandzukic. Bravo. Pallone Bravissimo lontano. Perisic. Pallone No, ma cosa ha ancora. preso? Ma cosa? Ma com'è Hai visto, Davis? successo? Rivediamo Non l'opportunità ci che ha credo. avuto in Che precedenza. sfortuna. Occhio, il portiere di pugno allontana. Veramente che sfortuna che abbiamo avuto in stazione. De Vrij, Pjanic. Gomez. Occhio L'ha però visto. verso Mandzukic. Costa. No, piani, sta fa ruba così. Bravo Verso Cancelo. il pallone. Douglas Costa. Ha Ho rischiato un casino. spazio per andare. Bravo Gomez. Gomez! Palla Costa, respinta vai di sulla spalla testa. del portiere. Mandanda para tutto.
Vabbè, oggi Mandanda è in forma. Solo contro di noi. Bakayoko. Bravo Cancelo. Bravo Costa. Bravissimo Costa. Quadrado. Gomez. Quadrado, buonanotte a Secchio. Ciao Quadrado. Ti si marcavi un po' prima. Era un gol preannunciato. Cancelo. Mandzukic. Check-in. Bravo Sandro. Pjanic. Bravissimo Quadrado. Mandanda c'è. Panetto abbastanza facile da parare. Ho fatto una cavolata. Oddio. No, fuori gioco, vero? Mamma mia, che gol che ha fatto questo. Che gol ha fatto questo. Io non dovevo uscire col portiere. Ho fatto una cagata, Però sto qui veramente. Ma, vabbè. Ha fatto veramente un pallonetto perfetto. Perfetto. Niente da aggiungere. Beh, proviamo a ribaltarlo. Non sarà affatto semplice. Ma cosa ha parato Mandanda? Ancora Mandanda. Una parata fuori di testa. Ma che sfortuna che ci abbiamo però, Sandro, che cazzo ha parato? Sì, vabbè, questa è scriptata, Fa delle parate fuori di testa, sul serio, ma com'è possibile? Ora, capisco che Mandanda sia un buon portiere, per carità, con tutto il rispetto dovuto, ma ste cose, dai, va là. Mi sembra un pelo esagerato per Mandanda, un pelo. Bravo Rugani. Stiamo dominando la partita, ma... Una mia cagata alla fine dei conti ha portato allo svantaggio. Bravo Pjanic, Cancelo. Perisic. Tranquillo Perisic. Mandzukic. Gomez. Mandzukic. Per Costa. Non è fallo. Vabbè. Sembrava fallo. Dai Rugani, tieni Deulofeu, dai. Dove è andato il nostro terzino Cancelo? Dove andava? A farsi un giro per strada, perché ha lasciato libero. Vai Quadrado, vai. Vai Quadrato. Gomez, fuori di poco. Oggi non c'è verso di segnare, ragazzi. Oggi non c'è verso di segnare. Veramente il portiere sta facendo una partita fuori di testa. Vediamo cosa decide l'arbitro. Ah, è nostro, ok, almeno quello. Allenatore costretto al cambio, mi sembra però abbastanza sereno. Evidentemente ha ricevuto rassicurazione. Dovrai. Sì, deve trattarsi di un cambio per Costa. Costa. Ancora Costa. Ancora Costa. Occhio al cross verso Mandzukic. Mannaggia me. Devo migliorare sui cross io comunque. Il quarto uomo segnala. Bravo Cancelo. Pjanic per De Vrij. De Vrij. De Vrij, sorpresa De Vrij. Infatti si vede che è una centrocampista attaccante. Nessun problema per la difesa che recupera. Ma era ancora in attacco, scusate, cazzo fischi. Avevo anche presa, vabbè. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Va bene, ha fatto due tiri l'avversario, due tiri. Ha fatto un gol. Non sono stati 10 tiri a 3, 7 a 3 in porta. Niente da fare. Quando va così, Non c'è verso. Io metterei un'offensiva giusto per iniziare. Cosa fa questo qua? Vabbè. Metterei offensiva giusto per iniziare a prestare un po' di più in attacco. Poi se neanche non funziona andiamo ad attacco totale verso il 60esimo. Perché
Cosa fa Perin? Cosa cavolo fa Perin però? Vabbè, buonanotte Pempe. Diamo la Mandzukic se riusciamo. Perfetto. E infatti ci arriva Mandzukic. Mandzukic più Sandro. C'è spazio per andare. Perisic. Perisic. Vabbè, ma che cavolo. Veramente che sfortuna però. Vabbè. Quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Esce dal campo dunque, ad ogni modo non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, forse solo precauzione. Ah, ha fatto bene l'allenatore, bravo. Meglio non correre rischi. Occhio al suo movimento. Occasione. Vabbè, sai, buonanotte, dai. Ci credo. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare, è incredibile. Loro basta che tirano, fan gol. Non facile per quanto si è visto finora. Cioè, ha fatto un bel gol, però che cavolo, ti è nervoso quando il tuo portiere non fa neanche una cazzo di parata. Questo ne fa i miracoli. Cioè, adesso sono avanti 2-0. Vabbè. Punta l'area. Para pure questo. Vabbè, para tutto, va. Dai, vedrai. Potrebbe crossare. Brutto cross. Niente. Problema per la difesa. Recupera palla, intercettando bene. Attenzione a Mandzukic. Oh, io non ci credo, eh. Vabbè. Splendida rete. Almeno. No, perché davvero, cioè, sembra un po' una presa per il culetto, eh. La stava parando, eh. La stava parando ormai. Dai, andiamo a riprenderla. Bello proprio perché può succedere di tutto. Il punteggio adesso è di 2-1. Si avvicina all'area. Dai, Cancelo. Occhio al centro. Bravo Pjanic. Perisic. Perisic. Senza problemi qui per la difesa. No. Memphis. Oddio, Perin l'ha parata, eh. Forse perché era in mezzo, ha avuto fortuna che era lì. Vai Perisic, ripartiamo. Bellissima. Ma fa continuare il gioco. Ma che cavolo fai, arbitro? Fai continuare il gioco. Era uno contro uno col portiere, forse. E che cavolo, eh. Che gioco fatto col culo. Veramente, scusate, ma veramente, dai. Ma che è sta cosa? Cosa fa Costa? Cosa fa? Sì. Perisic. Sì, però che passaggio è questo? Bravo. Ci sono metri a disposizione. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Pjanic. Arriva Mandzukic. Interrompe bene l'azione. Cos'è? Cancelo. Vai. Niente. Intervento del difensore che spazza via. È stato fermato dal difensore. Oh, ma bravo Pjanic. Ciao, siamo Sandro, te lo fai stanco, dai. Non fammi sclerà. Vai tua. Siamo entrati negli ultimi 20. Dove vai? Dove vai? Delf. Sì, vabbè, ma io ho detto attraverso la palla. Questo è arrivato storto come, boh, non lo so, come Torre di Pisa. È arrivato questo. Vabbè. C'ho pazienza qua, eh. Per la ripartenza. Gomez. Oh, niente. Spazzato via bene dalla difesa. Pjanic. Porca di quella. L'avevo vista dentro sta palla. Vabbè. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Ha perso il pallone.
Aspetta un'azione davvero pericolosa. Vantaggio dunque si gioca. Perisic, Mandanda fa i miracoli. Posizione insensata perché avevo tirato, ma va bene lo stesso. Pjanic. Che brutta punizione che ho tirato. Mamma mia, io non so batterle. Vi giuro che ero bravissimo in FIFA 16. Poi, da quando le hanno cambiate, io non ci ho capito più niente delle punizioni. Perisic. Mario Mandžukić. Ah. La recuperata, azione interrotta. Delf. Non è più, mi giocatore sono stanchi morti, non è più. Pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedremo. Sfrutteranno questa occasione. Mandžukić! Vabbè, niente. Para pure questo. Vabbè. Calcio d'angolo importante, può essere un'occasione. Occhio al cross di Pjanic. Mbappé. Possibilità di contropiede. La copertura sul contropiede. Prova. Che cazzo ha parato? Ma che cavolo ha parato Mandanda? Alla finale della gara, occhio a questo. Manco fosse Buffon, ancora. È finita, attenzione. Delf. Sì, vabbè. Cancelo. Bava. Non mi fate parlare veramente. Non mi fate parlare. Giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Klein si avvicina all'area. Mbappé ha avuto forse bellissimo. Dai, Uruguay, due ore per fare un passaggio, su! Alessandro. Quadrado. Mandžukić è stanco, Mandžukić è stanco, non può più. Smalling. Occhio al contropiede qui. Quarto uomo, esibisce la lavagna. Uruguay, fuori tempo. Riconquista palla con un intervento. Bravo Pjanic. Costa, ultimo sforzo, dai. Quadrado. Ci provano ancora, non è finita. Perisic. Ma porca di quella Perisic. Cosa fai Rugani di tacco? Che fai Rugani? Mamma Rugani, oh, guarda, ti spezzi i legamenti Rugani. Che partita, che fastidio. Veramente ho un fastidio fuori da normale. In sta partita veramente io 20 tiri a 7, 14 tiri in porta a 6. E poi cos'è che dovrei dire io? Cos'è che dovrei aggiungere di sta partita? Che è una puttanata? Forse. Vediamo che dobbiamo rinnovare il contratto. Poi dice Mandžukić, vabbè, dai. Ormai è andata così, non puoi farci più di tanto. Il gioco è questo. L'hanno fatto dei cani, quindi c'è niente da fare. Ti devi accontentare. Veramente io fino a qualche anno fa giocavo molto al foot così, ma veramente noto una certa disparità nei confronti della gente così. Cioè veramente assurdo, non si può giocare in questa maniera. Non è più un free to play, cioè non è più un gioco. Non è che tu paghi 70 euro per un gioco completo. Tu paghi 70 euro, poi per gli ultimi team ci vogliono anche le microtransazioni. Quindi vai a pagare 250 euro per dire. Un gioco che esce ogni fottuto anno. Cioè, cazzo, sembra quasi di pagare una tassa. Vabbè. Comunque, ragazzi, lasciamo i discorsi a parte, che è meglio. Ci vediamo al prossimo video. Vi saluto. E niente. Ciao, ragazzi.